Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Blade F722 Digital, flight controller della Rush FPV per droni con sistema in digitale. Come sempre, se volete acquistarlo, vi lascio il link in descrizione. Il flight controller arriva in questa pratica scatolina dove troviamo riportato il contenuto e le info della scheda. Apriamola subito per vedere cosa c'è al suo interno. Nella confezione troviamo il manuale, la cavetteria, un set di sticker e il flight controller. Il manuale di istruzioni è molto dettagliato. Sul primo lato abbiamo le specifiche, mentre nell'altro ci sono gli schemi per i collegamenti di ESC, GPS, Air Unit e così via. All'interno della bustina con i cavi abbiamo anche gommini per il soft mount. Ce ne sono di varie dimensioni per adattarsi meglio alla forma di questo FC. Io per ora uso questi. Il layout della scheda si differenzia leggermente dai flight controller classici. Infatti abbiamo la parte superiore ricoperta da questa placca in metallo. Il fondo invece è privo di componenti e troviamo solo i pad nel caso volessimo saldare i cavi direttamente nella scheda. Vediamo ora le specifiche della Blade F722 Digital. Il processore è un F7 e il giroscopio un M+6000. Abbiamo integrato una memoria flash da 16 MB per registrare i log della black box. Il flight controller può essere alimentato da 7 a 40 V, quindi pienamente compatibile con un setup a 6S. La scheda integra due back, uno da 5V a 5A e uno da 10V a 3A. Grazie a questi back possiamo collegare senza problemi tutte le periferiche a 5V, come ricevente, GPS eccetera, ma soprattutto possiamo collegare tranquillamente l'air unit alimentandola con il back a 10V. Nella placca in metallo troviamo riportato a cosa corrispondono i connettori. Questo rende la fase di build più semplice in quanto abbiamo subito un riscontro visivo di dove collegare i cavi. Nella parte superiore abbiamo i connettori per ESC e GPS. Il cavo degli ESC viene dato con un'estremità smontata, soluzione molto pratica che permette di assemblare velocemente il cavo in base agli ESC che useremo sulla nostra build. A tal proposito ho fatto una guida molto completa su come collegare qualsiasi ESC a qualsiasi flight controller. Se avete dei dubbi per i collegamenti dateci un'occhiata, il link è in descrizione. Più sotto abbiamo il connettore per collegare il GPS. In aggiunta a terra, alimentazione, RX e TX abbiamo anche i cavi per SDA ed SCL. Questi due fili servono per il GPS con bussola. Grazie a questo sistema possiamo fare i collegamenti in modo molto pulito perché abbiamo tutti i cavi nello stesso connettore. A proposito di volo autonomo, questo flight controller ha integrato un barometro BMP280 in modo da rendere più completo un eventuale volo assistito. Nella parte inferiore abbiamo i connettori per LED, unità DJI e ricevente esterna. Il connettore più importante di questa serie è sicuramente quello centrale, che ospita tutte le connessioni per l'Air Unit o l'HDX Vista. Come abbiamo detto all'inizio, questa scheda integra un back a 10V per il sistema digitale. Come sappiamo, l'Air Unit può essere alimentata solo con l'IPA 4 celle, ma grazie al back a 10V possiamo abbinarla senza problemi ad un setup 6S. Il connettore offre tutto quello che serve per usare appieno questo sistema. Abbiamo un RX e TX per far comunicare l'unità con il flight controller ed un RX2 per il radiocomando DJI qualora volessimo usarlo. Se invece preferite un'altra radio, abbiamo questo connettore dedicato a una ricevente esterna. Come vedete ci sono sia RX che TX per collegare a una crossfire nano senza troppi problemi, ma nessuno vi vieta di usare questo connettore con FRSky, FlySky, Ghost o qualsiasi altra ricevente. Nel caso usate una ricevente esterna dovete fare un punticello tra due di questi tre pad, in modo da confermare al flight controller se erogare 3.3 o 5V. La maggior parte delle riceventi necessitano di una tensione di 5V, quindi per Crossfire, FlySky, FRSky e Ghost punticellate questi due. Alcune riceventi Spectrum invece potrebbero richiedere 3.3V, verificate il vostro modello e nel caso fate un ponte tra questi due pad. Per finire abbiamo il connettore per collegare una striscia LED, che è pienamente configurabile su Betaflight. Ritornando alla parte sotto, in aggiunta a tutti i pad presenti nei connettori abbiamo quelli per collegare un buzzer. Io consiglio sempre di usarne un autoalimentato, se non sapete come collegarlo potete vedere il tutorial che vi lascio linkato in descrizione. Su questo lato notiamo M5 ed M6, si tratta di due pad motore nel caso volessimo assemblare un esacottero. Per finire vediamo come sulla scheda si è riportato il target da usare in fase di aggiornamento firmware. Questo è molto utile nel caso perdiamo il manuale, anche se sarebbe stato meglio stamparlo sopra in modo da averlo immediatamente a portata di mano.
Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali e devo dire di essere rimasto molto soddisfatto da questa scheda della Rush FPV. Il suo punto di forza è un layout molto ordinato con i connettori messi nei punti giusti. Questi ci permetteranno di assemblare un drone in modo semplice e funzionale. Buona anche la dotazione, in quanto ci vengono forniti tutti i cavi necessari per la costruzione del drone. La presenza di un barometro, i pad SDA e SCL verranno apprezzati invece da chi vorrà usare questo flight controller per un drone da long range. In conclusione posso dire che se cercate una scheda per sistema digitale, questa Blade FS7 è una buona scelta, in quanto semplifica notevolmente la fase di costruzione andando a limitare notevolmente il numero di saldature necessarie. Per chi invece ha un sistema tradizionale, Rush FPV propone il modello Blade FS7 in versione analogica. Le specifiche tecniche sono le stesse, ma questa volta al posto del connettore DJI abbiamo i connettori per videocamera e videotrasmittente. In questo modo anche per analogico si potrà creare una build beneficiando di tutte le ottime soluzioni che abbiamo visto nella versione digitale. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Blade F722. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.